Un buongiorno del Signore a tutti noi in questa 23esima domenica del tempo ordinario. Prima di ascoltare questo testo molto dinamico e ricco di suggestioni, non ci possiamo esimere da ricordare che la parola e il gesto fortemente simbolico di Gesù di quest'oggi, il gesto dell'Efatà, è presente anche nella celebrazione del battesimo, come uno dei segni che ne spiegano il significato. Il sacerdote, toccandole la bocca e le orecchie del neobattezzato, dice Efatà, pregando che possa presto ascoltare la parola di Dio e professare e comunicare la fede. Ed è lo stesso dono che anche il sordomuto riceverà da Gesù in questo racconto del Vangelo di Marco. Ora ascoltiamo il brano del Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Il brano che abbiamo appena ascoltato sviluppa in modo molto semplice quelle che sono le tappe del cammino che portano alla fede. Cammino in cui il punto di partenza fondamentale è proprio aprire l'orecchio per ascoltare e poi per poter parlare. Sappiamo infatti che Dio è verbo, è parola, è comunicazione, è comunione. Se l'uomo riceve e conserva questa parola, diventa la parola che ascolta. E sappiamo anche che la parola è il fondamento di tutto nelle relazioni umane, nelle scienze, nella filosofia, nella teologia, nella politica. Tutto il bene, tutto il male, tutta la cultura, tutte le civiltà, tutte le lotte nascono dalla parola. La vita e la morte vengono dalla parola. Ma torniamo al testo, sottolineando innanzitutto i movimenti che ci presenta l'Evangelista Marco. Quello di Gesù, poi di alcuni presenti insieme al sordomuto e infine quello della folla. Ancora una volta è Gesù che prende l'iniziativa. Dopo la guarigione della figlia della donna sirofinicia, Gesù si tuffa in territori off limits. Uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Fa parte di ogni vero incontro il fatto di lasciare qualcosa, ad esempio la nostra zona di conforto. Allora il fatto che Gesù si metta in movimento, il fatto che altre persone si mettono in movimento, vuol dire che si può incontrare nella verità solo quando ciascuno si muove verso l'altro. Quindi è l'iniziativa di Gesù che rende possibile anche un'azione dell'altro e lo fa in una terra pagana come la regione della Decapoli. Come dire che è possibile incontrare ovunque questo Gesù, che sembra muoversi a suo agio anche in zone abitate da non credenti. Quasi voler dire anche a noi che nella nostra mancanza di fede che incontriamo Gesù, non dove pensiamo di avere tanta fede. È nella nostra incredulità, nella nostra paganità, che è la sordità all'amore di Dio, il luogo dove lo incontriamo, dove Lui mi viene incontro. È bello notare anche come l'incontro con il Signore avvenga da parte di persone che cercano la vita. Non cercano dottrine o chissà quali cose, cercano vita. Sono persone pagane che si recano a cercare vita non solo per loro stessi, ma cercano vita per qualcun altro, sia la donna sirofinicia che queste persone. È bello poi sottolineare questo portarono. Non si dice chi, ma sono gli altri a condurre il sordomuto a Gesù. Sicuramente è capitato anche a noi
di essere stati condotti da altri ad incontrare il Signore. A tutti, credo. Nessuno ci è arrivato da solo. Qualcuno ci ha condotto. E quindi è importantissima la mediazione dell'altro. Però il punto d'arrivo non è l'altro che mi ha portato, ma è che gli imponga la mano, perché la fede è il contatto diretto con Lui. E quanto avviene anche nel brano di oggi. La mediazione è importante perché conduce, crea le condizioni, poi però deve scomparire perché avvenga l'incontro tra il Signore e il sordomuto. Prima di arrivare alla guarigione miracolosa di Gesù, vorrei spendere solo due parole su questo uomo sordomuto e ciò che rappresenta oggi per noi. La persona condotta a Gesù è un sordo che riesce ad esprimere solo qualche suono, ma che non potendo ascoltare non riesce a comunicare. È come prigioniero, perché è rinchiuso in se stesso. Leggevo nei giorni scorsi che essere sordi è la malattia più grave dal punto di vista umano, perché si è tagliati fuori da ogni concetto, da ogni idea, da ogni parola, da ogni suono. Se poi pensiamo al fatto che le connessioni cerebrali sono fatte gran parte attraverso l'udito, allora possiamo comprendere la sofferenza di queste persone. La sordità, lo sappiamo bene, è una malattia che implica sempre anche la difficoltà della parola e quindi della comunicazione, causata proprio da questa incapacità e impossibilità di ascoltare. Allora, ciò che andrà guarito sarà innanzitutto questa possibilità di ascoltare. E se riflettiamo un attimo, è quanto avviene anche a tutti noi quando siamo sordi alla parola fondamentale che ci costituisce, la parola incarnata, la parola che è vita. Possiamo allora capire che se non ascoltiamo quella parola non riusciamo a comunicare in pienezza di vita. Se non ascoltiamo quella parola, se non riusciamo a comprendere di quale amore siamo amati, non riusciamo a trasmettere questo stesso amore. Se ci chiudiamo in questa sordità o non vogliamo ascoltare o riteniamo già di sapere tutto e non abbiamo bisogno che nessuno ci dica niente, non riusciamo più a parlare, o meglio a comunicare, a creare un dialogo con Dio e quindi anche con gli altri fratelli. Ma vediamo ora le tappe di questa guarigione, che sono le tappe, come dicevo all'inizio, che ognuno di noi deve percorrere. Per prima cosa Gesù lo porta lontano, lo porta in un cammino che richiama il cammino dell'Esodo, e già questo fatto di portarlo lontano dalla folla ci fa capire la sola cosa che sta a cuore al Signore: restituire a questa persona una vita piena. Non di cercare di conquistare con una guarigione prodigiosa i consensi della folla in terra straniera, di dimostrare il suo potere per richiamare tutta l'attenzione su di sé. Ed è bello notare come con questo gesto di Gesù, di prendere in disparte quest'uomo, lontano dalla folla, ci dice l'Evangelista, voglia proprio mettere in evidenza anche la fiducia di questa persona. È una persona che si lascia condurre, prima dalle persone che lo portano da Gesù, adesso da Gesù che lo conduce lontano dalla folla. Allora anche noi potremmo farci qualche domanda di fronte a questo prendere in disparte di Gesù. Se questa persona rappresenta noi, da quali folle ci deve condurre lontano Gesù? Lui ci conosce e sa che ovunque andiamo ci portiamo dietro la folla di tutte le nostre preoccupazioni, di tutte le nostre idee e di tutti i nostri idoli, di tutte le nostre sicurezze. Il sordomuto si lascia fare e si consegna a Gesù, che compie, tutto sommato, uno strano gesto. Gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Di nuovo proviamo a farci qualche domanda. Noi che cosa ci lasceremo fare? Fino a dove permetteremo ad un'altra persona di agire nei nostri confronti? E perché? Oppure penseremo, ma perché Gesù non mi può guarire in un altro modo? Perché deve compiere questi gesti? Sono gesti che mi lascerei fare solo da una persona che so che mi ama, in cui ho la massima fiducia. Questa è la possibilità che questa persona sperimenta e lascia che questa possibilità Gesù la compia. E la prima cosa che fa Gesù dopo il gesto, prima ancora di pronunciare la parola che restituirà un senso pieno alla vita di quell'uomo, ci sono due altre azioni. Quella di levare gli occhi al cielo, cioè mettersi in questa relazione con il Padre, questa preghiera da parte di Gesù, poi questo gemere da parte di Gesù, che indica
la partecipazione anche alla sofferenza di questa persona, che già indica quella che sarà la croce di Gesù, dalla quale siamo stati guariti in pienezza. E solo dopo queste due azioni Gesù pronuncia la parola Effatà. Diceva Papa Benedetto XVI al proposito, una parola che nel suo senso profondo riassume tutto il messaggio e tutta l'opera di Cristo. L'Evangelista Marco la riporta nella lingua stessa di Gesù, in cui Gesù la pronunciò, così che la sentiamo ancora più viva. Questa parola è Effatà, che significa apriti. Come se questa parola avesse come frutto questa apertura alla vita piena. Come se il Signore dicesse a ciascuno di noi, come dice di fatto, apriti. Allora proviamo a domandarci come risuonerebbe in me questa parola, come risuonerebbe in me adesso. Che cosa mi sta dicendo con questo apriti? A che cosa? Si dice che la paura ci rinchiude in noi stessi, ci rinchiude alla relazione con gli altri. Ancora Benedetto XVI scriveva al proposito, c'è una chiusura interiore che riguarda il nucleo profondo della persona, quello che la Bibbia chiama il cuore. È questo che Gesù è venuto ad aprire, dice sempre Benedetto, a liberare, per renderci capaci di vivere pienamente la relazione con Dio e con gli altri. Allora tenere gli occhi al cielo come fa Gesù mi permette di udire la parola e di vedere l'altra persona come un fratello. Ma se non ascolto questa parola, non chiudo solamente la relazione tra me e il Signore, ma interrompo anche la relazione tra me e ogni altra persona, illudendomi che esisto solamente io, gli altri non ci sono. E siamo giunti al finale di questo cammino insieme a Gesù di questa domenica, che si conclude con quella frase a mio avviso stupenda e di grande valore anche per tutti noi oggi: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Ecco, la parola di Gesù non è astratta, non è un'ideologia, ma è opera, è sempre nuova creazione. Vuol dire allora che ascoltare la parola ci fa creature nuove. Questo poter ascoltare e parlare crea concretamente un mondo nuovo, diverso da quello che conosciamo, dove tutto il disturbo è di ascolto e di parola, perché la nostra identità è esattamente fatta delle relazioni che abbiamo, lì dove siamo, da chi ci parla, da chi ascoltiamo. E si diventa davvero un unico corpo, coppia, famiglia, comunità, chiesa, solo nell'ascolto, cioè se ci apriamo e prepariamo il cuore alla parola di verità e di vita. Oppure possiamo restare rinchiusi nelle nostre sordità, rendendoci così permanentemente incapaci di comunicare la vita. Buona domenica.